Oggi siamo qui appunto con due ospiti che vi presento velocemente, anche se probabilmente li conoscete. Abbiamo Bertram Nissen, direttore scientifico di Kefare, che si occupa di diverse cose, tutte interessanti, di spazi urbani, di economia della cultura, di innovazione dal basso. È stato un ricercatore postdoc, forse anche qui, Scienze in politiche, scienze giusto? politiche. Poi PhD in Bicocca, sociologo, ha insegnato in diversi corsi accademici a livello diverso. Poi abbiamo Jacopo Tondelli, che si è laureato in diritto penale, anche se a Pavia, è giornalista, ha iniziato con il Riformista, poi è passato alla redazione economica del Corriere. Nel 2010 ha fondato l'inchiesta Ponte T e poi è fondatore e direttore di Gli Stati Generali, che è un progetto, penso di poterlo chiamare ancora come un progetto perché è in forte crescita, La vita è devo un dire, da progetto quando fino a è quest'ultimo stato. giorno, Un quindi. progetto al quale ho la fortuna e anche l'onore di poter collaborare anch'io di tanto in tanto con qualche scritto. E siamo qui, noi tre e voi, per la presentazione di questo libro importante, La cultura in trasformazione, l'innovazione e i suoi processi, che è il libro pubblicato da Kefare, su cui poi magari Bertram ci dirà qualcosa di più. Un libro, io cercherò adesso soltanto di introdurre velocemente alcuni concetti, almeno per questo primo giro di scambio, poi dopo spero appunto si possa scambiarsi qualche osservazione in più insieme. Il libro si apre con una domanda che mi sembra oltremodo importante, no? Di cosa parliamo quando parliamo di produzione culturale? Si apre così l'introduzione curata dallo stesso Nissen e da Marco Liberatore. Questo è un tema centrale, no? Il fatto che si inizi con una domanda che è un tentativo di definizione ci restituisce anche un po' la consapevolezza di essere di fronte ad una crisi, evidentemente. Quindi una crisi che ha investito il mondo culturale, rispetto alla quale si ravvisa l'esigenza di provare quantomeno a fornire delle risposte. Questo credo che sia un po' lo sfondo su cui si muove il volume. Gli autori in questa introduzione, che ho trovato estremamente interessante, usano a un certo punto un'espressione che è molto, che è fortemente simbolica a questo proposito, no? Voi parlate di dieta mediale, cioè l'importanza dei libri e giornali che si sta restringendo, da cui poi per voi è anche occasione di affrontare la difficoltà e l'impossibilità anche di sopravvivere per molti di questi progetti che online, per esempio, operano, perché è molto difficile anche il tema delle risorse. Sono partito appunto da quest'idea di crisi della cultura, che giustamente è analizzata da una parte come la crisi della cultura in sé, e ovviamente vengono anche ripercorsi quelli che negli ultimi anni sono stati progressivamente una serie di decisioni politiche anche, che non hanno aiutato certamente la soluzione di questa crisi. Viene ricordato come molti dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni abbiano progressivamente ridotto anche il finanziamento alla cultura. Da questa crisi della cultura deriva evidentemente anche la crisi di chi con la cultura ci lavora. E di nuovo quindi problemi di definizione, abbiamo visto prima, voi partite con la domanda, cioè vi chiedete che cos'è oggi la cultura, poi successivamente vi chiedete, cioè, provate questo tentativo di definizione dell'operatore culturale, no? Che è una delle definizioni che voi date, del lavoratore cognitivo. Però ovviamente sappiamo che da tempo che ogni crisi incarna anche la possibilità di una trasformazione. E questa è un po' anche poi la parte forse più interessante, più importante di quest'opera. Che parte appunto dalla constatazione di una crisi che travolge il mondo culturale, travolge gli operatori culturali, però noi da Kefare non ci saremmo aspettati soltanto il libro delle lamentele. Infatti non si tratta del libro delle lamentele, perché quello che si fa in questo libro è di cercare appunto di fornire delle risposte anche parziali, ma che sono comunque un punto di partenza imprescindibile.
E appunto nel tentativo di fornire i primi pezzi di risposta, i curatori di quest'opera si interrogano sul concetto appunto di innovazione culturale, che loro definiscono, cito, una scatola vuota di volta in volta riempita di contenuti molto diversi fra loro e da attori eterogenei, qui invece sto sintetizzando, portatori di obiettivi molto distanti fra loro. Per gli autori di questo volume, che alcune risposte secondo me le dà e poi magari ne vedremo qualcuna anche insieme, l'innovazione culturale è il tentativo pratico e teorico di rispondere a domande urgenti. E quindi rispetto a questi tentativi di fornire delle risposte alle domande urgenti, lascio la parola ai nostri ospiti e poi appunto spero che si riesca anche un minimo a parlarne tutti insieme qui. Non so chi vuole parlare prima, andiamo in ordine alfabetico. Lasciamo la parola a Bertram Lancio, come giusto per direttore contestualizzare, scientifico esatto. di Che Fare. Ma poi non eri presidente di Che Sono Fare? tutti e due, presidente e direttore scientifico, Infatti, cioè queste. sono due poltrone, non una, quindi. Esatto, siamo sulla multinomina. Beh, magari racconto un attimo perché abbiamo deciso di fare il libro originariamente. Sostanzialmente, alla fine del 2011, inizio del 2012, dentro il gruppo di lavoro di un'altra organizzazione, che è Doppio Zero, che è una rivista online di critica culturale sostanzialmente, è venuta fuori una domanda che era: ma ok, c'è stata la crisi 2007-2008, c'è una contrazione brutale delle risorse per la cultura, soprattutto quelle pubbliche, eppure vediamo che in qualche modo una serie di risposte parziali, imperfette, ibride, eccetera, eccetera, e soprattutto molto locali, stanno iniziando ad emergere. Qual è il modo migliore per provare a mapparle, raccontarle e poi anche eventualmente a dargli una mano? Per cui cala l'asso di bastoni sostanzialmente perché non mettiamo un premio da 100.000 euro che vada a finanziare il miglior progetto di, all'epoca ragionavamo in termini di innovazione sociale a base culturale. Quindi mettiamo su un gruppo di lavoro, parte il bando, e parte in un modo piuttosto faticoso per noi, nel senso che avevamo sbagliato completamente le previsioni iniziali, nel senso che noi pensavamo a un 40-80 progetti ci sarebbero arrivati, ne sono arrivati 500. Già C'era una mi dà l'idea, no? fase. Cioè questi mettevano lì 100K e pensavano che si sarebbero presentati in 30, Era cioè. difficile misurare in realtà, perché all'epoca non c'era il mondo dei bandi di questo tipo che poi si è sviluppato dopo, per cui era la prima cosa più o meno che usciva in questo modo. C'era una fase di votazione online, anche lì stimavamo 2-4 mila voti, ne sono arrivati 42 mila in 2 mesi, al punto che in realtà la prima notte noi eravamo convinti ci fosse un attacco hacker al server che non c'entrava niente con quello che stavamo facendo noi, perché si è bloccato tutto, è venuto giù il sito di Che Fare, il sito di Doppio Zero e tutta una serie di altri siti che sono appoggiati sulla stessa cosa, banalmente che c'erano troppe persone che stavano cercando di collegarsi. La cosa è andata molto bene, ha vinto Liberos, che era un progetto che sostanzialmente metteva insieme in modo associativo gli stakeholder del libro, dal lettore fino allo scrittore, l'agente letterario, i bibliotecari, i librai, in Sardegna. Cosa interessante, loro sono partiti poco prima di Che Fare, erano in 7, alla fine della campagna di raccolta voti di Che Fare avevano 5.000 soci, quindi questo dà nel giro di quindi 3 mesi e mezzo, una cosa del genere, dà un po' la misura. Abbiamo detto ok, è venuto benissimo, rifacciamolo. Nel frattempo facciamo anche una serie di riflessioni più strutturate dal punto di vista anche dei temi che sono emersi, no? Per cui appunto innovazione sociale sì, cos'è, però cosa vuol dire, sotto quale anche regime sia retorico che diciamo logica governamentale in qualche modo si sviluppa, e soprattutto abbiamo iniziato a riflettere su cosa erano queste cose che abbiamo trovato, perché erano progetti di rete, erano progetti ibridi, erano progetti che in qualche modo mettevano insieme competenze ultra trasversali nel mondo della cultura, e cosa fondamentale, erano molto spesso, lo dico questo perché siamo all'università, erano molto spesso progetti che in qualche modo raccoglievano le istanze di quelli che in qualche modo possono essere chiamati alt academics, quindi cioè figure accademiche non tradizionali che proprio in quella fase là si erano trovate, diciamo, tagliate fuori in qualche modo dai mercati tradizionali della cultura, cioè della ricerca.
seconda edizione è andata ancora meglio come numeri e anche come presenza sui territori, perché nel frattempo abbiamo iniziato a girare settimanalmente praticamente in giro per l'Italia a partecipare a tavole rotonde, workshop, seminari, con anche soggetti molto diversi. Questo è stato il pezzo, per cui da una parte tutto il mondo della ricerca, di base o meno, cioè di base intendo cioè dal basso, non di base nel senso di duro, dall'altra parte tutto il mondo degli attivisti, perché comunque c'erano e ci sono ancora molte realtà che di fatto ripensano in termini anche di critica politica tutto questo discorso, moltissimo il mondo cooperativo associativo e perché no anche il mondo delle imprese. A un certo punto, finita la seconda edizione, che poi ha vinto la rete delle case del quartiere di Torino, che sono sostanzialmente dei luoghi fisici nel quale l'associazionismo e una serie invece di progetti culturali del basso si trovano e abitano proprio gli spazi all'interno più o meno di progetti di rigenerazione urbana nelle periferie, a un certo punto ci siamo guardati e abbiamo detto vabbè, ok, siamo diventati molto grossi, doppio zero stava diventando ancora più significativo dal punto di vista del ruolo nel panorama culturale italiano, adesso credo sia il primo e il secondo sito di critica culturale, abbiamo fatto spin-off sostanzialmente a quel punto, per cui abbiamo fatto una nuova associazione, che è l'associazione Che Fare, questo ormai 2 anni e mezzo fa, insieme a Doppio Zero abbiamo comunque prodotto la terza edizione del bando, quindi abbiamo messo 50.000 per 3 progetti, quindi 50, 50 e 50, data ancora meglio come numeri, però sostanzialmente abbiamo iniziato a fare tutta una serie di altre cose, quindi molti progetti territoriali, quindi abbiamo iniziato a cercare di mettere in relazione tutti i valori che avevamo costruito nel tempo incontrando i vari soggetti sui territori, provando a far emergere una serie di istanze, cioè chi lo chiamerebbe empowerment in qualche modo. Abbiamo iniziato a produrre noi stessi una serie di contenuti che vanno a guardare nel dettaglio a una serie di trasformazioni in corso. Oggi sul sito di Che Fare ci sono 5-6 articoli a settimana prodotti ad hoc, e tra le varie cose abbiamo fatto anche la cultura in trasformazione come libro, che per noi è stato un modo di ragionare su una serie di trasformazioni dei quali eravamo da una parte testimoni, dall'altra protagonisti anche e dall'altra ancora analisti. Quindi è stata un'operazione piuttosto strana, almeno per noi lavorandoci, perché in qualche modo abbiamo cercato di guardarci un po' da fuori, almeno per provare a strutturare gli interventi, e soprattutto abbiamo provato a raccogliere contributi che dessero letture molto trasversali. Infatti il libro, credo che la cosa che si percepisce, io la prima cosa che dico sempre durante le presentazioni è: secondo voi cosa manca? No? Perché è assolutamente incompleto, sono 8 contributi, 9 con l'introduzione, ma sostanzialmente manca la musica, manca il teatro, in quanto tale almeno, mancano tutta una serie di settori, interi pezzi delle filiere di produzione culturale. Quello che abbiamo provato a fare forse non è tanto intercettare delle risposte, anche se chiaramente ci sono, soprattutto nell'ultima parte, che per capirsi è quella che è organizzata più con contributi di taglio un po' più accademico, soprattutto economico, e quindi lì alcune suggestioni ci sono in modo abbastanza diretto, quanto più che altro è provare a mettere insieme una serie di riflessioni che facessero venire voglia alle persone di chiedersi cosa manca. So che sembra un paradosso, però in realtà il pezzo fondamentale è quello, perché un po' tutto quello che facciamo è, ok, magari provare a cercare e raccontare anche alcune soluzioni su scala locale oppure nazionale o internazionale, ma il pezzo fondamentale tendiamo a pensare un po' tutto come una scatola degli attrezzi, quindi anche per noi in qualche modo i capitoli che stanno dentro il libro sono delle scatole degli attrezzi, anche perché secondo me si vede molto bene, ad esempio, solo nella prima parte, il primo contributo, che è di Christian Raimo, che ha un taglio molto molto autoriale, direi, insieme a quello di Latronico, che è un altro scrittore, sono i due contributi col taglio più autoriale inteso in senso stretto. Già definisca il candidato autoriale. Autoriale vuol dire che viene esposta nel modo più pronunciato possibile l'intenzionalità e la chiave di lettura, che viene, il punto di vista che viene dato dall'autore. Già la lettura che fa Jacopo da questo punto di vista è diversa, nel senso che sicuramente c'è un taglio autoriale forte, però c'è un tentativo di lettura di sistema, cioè sostanzialmente ti ricostruisci la storia di un'industria e di una filiera, come si è trasformata nell'arco di, direi, 30 anni più o meno, 30-40.
Adesso in realtà, questo poi su questo passo la palla, la cosa che stiamo vedendo, che è molto strana, appunto, il libro sta andando molto bene, stiamo vedendo molte più copie di quanto non ci saremmo aspettati, l'editore è contento, noi siamo contenti, più o meno facciamo una presentazione a settimana in giro per l'Italia. E la cosa che si basa chiaramente, si diceva anche prima, un po' già sulla rete degli autori, di partner, stakeholder che abbiamo un po' in tutte le città, quindi anche su una serie di scene locali diversissime tra loro. Questa è una cosa molto divertente, tipo la presentazione di Trento di un mesetto fa, 3 settimane fa, siamo finiti a parlare poi di tematiche super specialistiche legate all'amministrazione locale del Trentino, che in quanto poi della provincia di Trento, in quanto autonoma c'è una serie di complessità ulteriori. Io a un certo punto ho avuto anche le vertigini, perché non capivo neanche più bene dove stessimo andando, però durata 2 ore e mezzo, la gente non voleva uscire dalla stanza, quindi evidentemente ha funzionato bene. La cosa più strana che ho visto nelle ultime settimane è un po' connessa a una cosa che mi ha detto una ragazza giovedì scorso, la presentazione che abbiamo fatto a Bologna, c'era un pienone, ha funzionato molto bene, ma la cosa, lei alla fine mi ha detto, ho 28 anni, sto finendo un dottorato in semiologia, mi sto interrogando su come vivere facendo queste cose sostanzialmente, quindi so già che nel mondo della ricerca in senso stretto probabilmente in Italia non avrò uno sbocco, ho sempre avuto molta difficoltà a raccontare questa mia condizione ai miei genitori, adesso ho letto il libro, l'ho fatto leggere anche a loro e in qualche modo adesso ci capiamo. Cioè, risolto questa... grane familiari. Non lo so, questa vocazione generazionale non c'era quando l'abbiamo pensato, o questo tentativo di costruire uno strumento di traduzione intergenerazionale proprio non si poneva. Però ce lo stanno dicendo spessissimo, stessa cosa sabato, mi hanno fermato per dire la stessa cosa. È interessante. Se non cioè, il fraintendimento del resto è una grande risorsa, esatto, no? Per la produzione culturale. Super produttivo da questo punto di vista. Io passerei la parola direttamente a te, poi ricominciamo il giro eventualmente. No, tu mi passi la parola, ma per... Io ti passo il libro. Cioè, siamo bene posto. Tutto, ma modera un minimo, sto facendo una domanda. No, va bene, no, non volevo rovinarti un eventuale canovaccio. No, mi sembra che la cosa che, non so se è la più interessante, ma è sicuramente quella che mi ha colpito di più fra le molte di cui ci ha parlato Bertram, sia proprio questo aspetto... nuovo, appunto, ovviamente qui cercavate di parlare di innovazione, ma era essa stessa l'innovazione, questo tentativo, no? Tu dicevi giustamente innovazione sociale a tema culturale è quello che facciamo come che fare, e già questo non è scontato, no? Di solito, perlomeno per come quel poco di dibattito sul tema dell'innovazione che c'è stato in Italia, di solito è molto più connesso nel dibattito pubblico a temi tecnologici, economici. Accostata alla parola cultura, devo dire che questa è stata una delle grandi barriere che come che fare, come anche stesse iniziative come Doppio Zero, gli stati generali, che sono riusciti insomma a introdurre questo momento di discontinuità nel dibattito pubblico attorno al tema dell'innovazione, e credo che sia questo poi il motivo per cui probabilmente anche la risposta che avete avuto è stata totalmente inaspettata, perché evidentemente c'era una domanda da questo punto di vista che proveniva appunto da tutti gli stakeholder del settore della cultura, che poi era anche la situazione un po' scomoda in cui tu dicevi vi siete trovati, perché vi trovavate ad essere al contempo come oggetto della vostra stessa analisi e poi protagonisti in prima persona, perché di questo bene o male tutti campate, campano i redattori di Doppio Zero, insomma tutte persone che con la cultura lavorano, insomma, ecco. E questo è un altro cortocircuito che secondo me appunto ha consentito a questi temi di diventare così dirompenti nel dibattito. E credo che anche il successo del libro dal punto di vista libro che non so se forse l'avevi già detto prima, è poi disponibile eventualmente per chi volesse comprarlo alla libreria Cortina qua di fronte. Quindi volevo appunto, ti chiederei di spenderti soprattutto su questo, che Bertram ha sottolineato prima, e che io adesso rilancio e ti rilancio, e poi però non ti voglio assolutamente proibire di tornare su eventuali idee che avevi già in serbo. Anche relazione magari al saggio che hai scritto tu, ecco. Ma dunque,
Era meglio se non ti chiedevo. Vedi che avevo voluto a tutti i costi, adesso mi arrangio. Io penso, per tenere insieme il saggio che gli amici di Che Fare gentilmente mi hanno proposto di scrivere e la tua introduzione, la mia generazione di professionisti di informazione, di persone che diciamo hanno iniziato a fare i giornalisti nella prima metà del primo decennio degli anni 2000, insomma comunque attorno al 2004-2005, e che lo fanno a tutt'oggi, quindi 12, 14, 15 anni dopo, è in assoluto la generazione che probabilmente ha vissuto il cambio di paradigma più grosso nell'epoca contemporanea dell'informazione, da quando si fa informazione come mestiere. Nemmeno l'avvento della televisione era stato così dirompente alla radice, perché non è solo o tanto una questione di linguaggi, ma di rapporti tra i mezzi di produzione e chi li detiene. Cioè noi nella seconda metà degli anni 2000 abbiamo incrociato due onde altissime. Una l'abbiamo incrociata tutti, la citava Bertrand Nissen poco fa, quella della crisi, che ha riguardato, voglio dire, sostanzialmente tutto il modello di sviluppo del capitalismo occidentale, e come dire, quella cosa ha riguardato tutti, chi più chi meno, alcuni settori in più, altri in meno, ma basta guardare i dati di quante imprese hanno chiuso, di come sono calati i fatturati, di come è calato il PIL, eccetera, eccetera, per sapere che questa era una cosa che davvero ha riguardato tutti. Mentre succedeva quella cosa nell'economia occidentale, nel mondo dei media, in tutto il mondo, capitava un'altra, non più piccola relativamente a quel mondo, cioè al fatto che sostanzialmente internet, con una rapidità mai vista prima, diventava, cioè era destinato a diventare il perimetro all'interno del quale iniziavano a circolare prima le relazioni, i contatti, i rapporti, ma poi in senso lato le informazioni, e tra queste quella che convenzionalmente noi chiamiamo informazione, cioè le notizie, i commenti alle notizie, le opinioni sulle notizie e così via. E il processo non è stato di crescita aritmetica, ma esponenziale, perché il moltiplicarsi, come dire, della capacità di accedere alla rete in pezzi di mondo che ancora non ce l'avevano appena 15 anni fa, e il radicarsi sempre più profondo all'interno delle nostre società, che ha fatto sì che, per esempio, abitualissimi lettori dei giornali di carta smettessero di comprarli. Uno può dire, ma perché i giornali di carta, insomma, non sono belli o sono pieni di fake news di cui accusano invece l'internet? È anche vero, però diciamo il processo è stato radicale. Se noi pensiamo che nel decennio dal 2000 al 2010 hanno chiuso più della metà delle testate tradizionali negli Stati Uniti d'America, uno dice sì, ma probabilmente conta anche lì la commissione tra poteri, di sicuro conta, ma quando un processo ha queste proporzioni siamo di fronte, come dire, all'invenzione della ruota, siamo di fronte al numero delle radio che chiudevano negli anni 50-60 mano a mano che il televisore diventava un bene di consumo, con una differenza molto grossa, e arriviamo a noi rispetto ai tempi presenti, che comunque quello shift, quel passaggio, il passaggio che ha portato a diventare, cioè il mezzo televisivo a diventare il principale vettore, e a tutt'oggi lo è dal punto di vista della formazione unitaria dell'opinione pubblica, ma il principale vettore di informazione e di formazione dell'opinione pubblica, comunque aveva bisogno di un'industria, anzi tanto più aveva bisogno di un'industria, cioè fare televisione, come presidente del Milan e più volte presidente del Consiglio insegna, è un'industria che richiede una grande immobilizzazione di mezzi, anzitutto di capitale iniziale, cioè fare radio potenzialmente costava anche molto poco, fare televisione, insomma,
anche oggi fare televisione in senso canonico costa molto, allora costava moltissimo, esattamente come fare giornale di carta. Dal punto di vista proprio del business plan, tu devi pensare che hai bisogno ogni giorno di mobilizzare capitale che bene o male va ad ammortamento, lei mi insegna, ma insomma andrà ad ammortamento quando è il momento di chiudere il bilancio, questo ti aiuta, ma intanto li devi mettere. Tutto questo sostanzialmente con l'arrivo di internet è stato disintegrato, perché il mezzo di produzione e distribuzione del contenuto tu puoi avercelo sulle tue gambe e costa tra i 300 e i 1500 euro. Tu stesso che quando scrivi per gli Stati Generali, Bertrand, quando aggiornano il sito di Che Fare, eccetera, loro hanno una redazione, ma che gli serve come luogo in cui, come dire, si trovano e fanno girare le pezzine. E anche, come sappiamo bene noi giornalisti, ci piace sempre dirlo, forse perché è una vita che ci piace fare, anche dal cazzeggio, mi perdoneranno i telespettatori, ma nascono idee, ed è una delle cose belle dei nostri mestieri, che sono mestieri di persone e di intelligenza, si spera, che si confrontano e si stimolano e si contraddicono. Ed è proprio, ma oggettivamente oggi di quell'oggetto spazio che chiamiamo redazione dal punto di vista tecnico industriale non c'è più bisogno, cioè è un bisogno che continuiamo a coltivare perché continuiamo a coltivare l'esigenza di un confronto culturale intellettuale, mentre invece una volta della redazione tu avevi materialmente bisogno. Perché, come dire, la connessione tra persone non fisicamente presenti era più scomoda, più costosa, tanto per cominciare. Telefonarsi non era come farlo oggi, e già questo è una differenza non da poco. Perché ho lavorato qualche anno al Corriere della Sera, ancora quando ci sono arrivato io, nella seconda metà di quel famoso decennio tra il 2000 e il 2010, tu ti rendevi conto che c'erano delle esigenze proprio di industria, e che ancora ci sono per chi fa un giornale di carta, cioè dovevi andare dal grafico che doveva disegnare la pagina, quella pagina diventava un proto che a sua volta veniva spedito per le rotative, cioè c'era bisogno di una macchina, e ancora una volta tutto questo non si dava e non si darebbe, non si dà per chi fa il mestiere dell'editore nella old economy, chiamiamola così, senza investimenti di capitali importanti, senza immobilizzazione di capitali davvero importanti. Chiaramente questa cosa porta con sé, naturalmente, con tutte le accortezze e ai vari gradi di evoluzione che le diverse società, le diverse coscienze collettive, le diverse capacità di normare la questione portano con sé, ma una tendenziale e ancora più spiccata, diremmo, tendenza comunque all'oligopolio, perché quelli che hanno il capitale o quel tipo di capitale per definizione non sono tanti, non sono così tanti, soprattutto in una società, non voglio dire tanto dimensionalmente piccola come quella italiana, ma diciamo in una comunità di persone che parlano una lingua che parliamo solo noi, tanto per dire, no? Che quindi oggettivamente il nostro mercato di riferimento siamo noi 60 milioni, quei 60 milioni siamo, e quindi questo favorisce ulteriormente, e siamo non a caso un caso di scuola, ovviamente non certo per questa ragione linguistica, di quanto non esistano editori puri in Italia, e non, quindi negli anni, come dire, questa tendenza alla concentrazione, alla commistione tra rapporti di potere politico, economico e mediale, informativo, è andata accentuandosi. Ora, chiaramente l'arrivo di un nuovo mezzo di produzione alla portata di tutti, più o meno economicamente, voglio dire, voi stessi ci state filmando, ci metterete su YouTube e a tutti gli effetti starete facendo il media, né più né meno, anche se, come dire, non siamo qui a fare tecnicamente informazione, ma di sicuro stiamo contribuendo a far circolare delle idee, delle informazioni. E questo è ampiamente, come dire, ormai alla portata di tutti noi. Questa cosa ha portato con sé
per forza di cose e inevitabilmente un accesso alla fornitura di informazioni che sostanzialmente è illimitato. Cioè chiunque è da un lato un potenziale media, di sicuro un attore della produzione e diffusione di idee e di informazioni con tutto quello che ne consegue e con tutti anche i temi di responsabilità che una volta si ritenevano attribuibili solo ai giornalisti che lo facevano professionalmente, ma anche, va detto, e non si dirà mai abbastanza, anche con tutto il senso di lesa maestà che oggi la mia categoria si porta dietro ogni volta che qualcuno si permette, per esempio, di fare quello che riconosce una notizia, la diffonde e magari lo fa mentre appunto noi non lo facciamo abbastanza, non lo facciamo con abbastanza indipendenza, con abbastanza coraggio, eccetera eccetera. Questo per dire cosa? Per dire che poi proprio in questo cammino e su questo per adesso mi fermerei, e arriviamo a uno dei nodi: come sempre quando c'è un cambiamento radicale del rapporto tra mezzi di produzione e mezzi di fruizione del frutto di questa produzione, in questo caso dell'informazione, e beh ragazzi, nel mezzo, come dire, se fossimo in una rivoluzione industriale hardcore che sta dalle parti, diciamo, che dà lavoro a quote così rilevanti di società, nel mezzo c'è qualche milione di morti, qualche guerra, cioè questo è quello che più o meno succede nella storia. Fortunatamente, diciamo, in questo caso non di morti si tratta, però di sicuro, diciamo così, il meccanismo di cambiamento del mezzo di produzione ha, incrociando l'altra crisi, quella macro, quella grande, quella che riguardava tutti e che quindi per definizione non poteva non riguardare chi fa informazione, che di fatto viveva sì di copie vendute, dici c'è la crisi, magari la gente compra meno il giornale, sì, ma soprattutto, diciamo, i budget pubblicitari, oggettivamente uno la prima cosa che fa, tutto sommato, anche consigliato da qualche consulente saggio, dice dove posso risparmiare? Beh, risparmia sul marketing, tanto non è che comprare una mezza di pubblicità su un giornale di carta ti cambia la dimensione del business, anche perché tipicamente non lo facevi per quello, lo facevi per altre ragioni. E quindi questo, come dire, due cose insieme fanno sì che ci troviamo di fronte ad un'industria che è abituata ad anni di vacche grassissime, in un paese come l'Italia che è incredibile a dirsi, ma comprava i giornali per esempio statisticamente come nessun paese in Europa. Questo noi non lo diciamo mai, oggi si dice comprano poco i giornali gli italiani, no, era prima che li compravano più di tutti gli altri, un paese fortemente politicizzato per tante ragioni, gli anni 70, il terrorismo, una fortissima pressione ideologica, una storia lunga che era fatta dal partito comunista più minaccioso e ragionevolmente più intelligente d'Europa, insomma una serie di ragioni avevano portato questo paese ad essere particolarmente politicizzato e particolarmente attento e coscientizzato, va detto, anche in fasce popolari, alla fruizione di informazione. Mettiamo anche questo nell'imbuto, quello che ci siamo trovati in mano alla fine di questo processo è che la normalizzazione, il new normal, non prevede più le strutture economiche e la possibilità di far ricavi di solo 15 anni fa. E quindi quelle strutture che si erano costruite e pensate e strutturate per decenni in un tempo in cui bene o male ce n'era per tutti, e vi garantisco che se entravate nei Sancta Sanctorum del giornalismo italiano ce n'era tanto, cioè non si guardava davvero a nessun risparmio, questo ve lo posso garantire. Beh, chiaramente a un certo punto tutti questi nodi devono venire al pettine. Devono venire al pettine, e quello che resta è che le grandi industrie comunque devono ancora trovare il loro posto, anche perché i modelli di business continuano a essere sbilanciati verso la cosiddetta old economy.
Cioè, voi prendete una grande azienda che fa TV tradizionale, pensate a Mediaset, beh, ma è chiaro che tutti i ricavi che può li porta dal lato della TV, perché è lì che ha il grosso dei costi, e lo stesso vale per i quotidiani. E dove li metti tutti i ricavi che puoi ogni volta che puoi? Li porti sulla carta, perché sulla carta hai l'85-90% dei costi. Ma su internet ci vanno molte più persone di quelle che vanno in edicola. Lo so, ma monetizzala quella cosa. Puoi monetizzarla? Sì, certo che puoi, ma devi fare delle scelte. Devi fare delle scelte l'epoca in cui ci troviamo ti pone di fronte a un sentiero strettissimo. Perché? Perché sostanzialmente il modello che si è invalso nei primi decenni di internet, diciamo dal 2000 in avanti, quando è diventata a partire dagli Stati Uniti e poi da noi una realtà statisticamente rilevante, è stato un modello tendenzialmente puramente quantitativo. Cioè, adesso mi perdonerete il tecnicismo, non so neanche se vi interessa o se invece sono cose arcinote, ma più o meno l'idea è quella che tu, la misura è ogni 1000 impressions, tu vali X euro o dollari in pubblicità. Per X, ogni 1000 pagine viste, intendo che tradizionalmente si parlava di una misura tra 3 e 5. Fatevi voi i conti di quanti milioni di pagine viste bisognava fare per fare una cosa appena decente. E immaginatevi voi, se questo era la radice, qual è stato il meccanismo di incentivo. Cioè, tecnicamente, il meccanismo che ha portato a pompare di pagine viste in qualunque modo i siti italiani. Quando ci si lamenta, giustamente, no, dei giornali pieni di gattine, di la bella pallavolista in costume, quindi diciamo a ognuno il suo grado di fastidio, diciamo, per cose che danno tutte fastidio ma in modo diverso, diciamo così, e toccano corde diverse, no? Ma il meccanismo a monte è quello del mercato, cioè è il mercato che è stato costruito lungo gli anni in un'ottica puramente quantitativa. Cosa succede a un certo punto? Che da un lato il mercato dei click diventa una commodity, come si dice in gergo, perché i click sono infiniti. Per cui se io devo davvero vendere il mio pacchetto viaggi, diventa abbastanza indifferente per me venderlo sul giornale prestigioso o sul sito di gattini o di altro, perché tutto sommato io devo comprare click e impressions che facciano sì, con un fattore ancora peggiorativo dal punto di vista del mercato e del business, ma molto efficiente dal lato dell'inserzionista, che onestamente col passare del tempo non si capisce proprio più perché io questi investimenti li dovrei fare su un giornale o su più giornali, quando attraverso i due veri player, diciamo, della rete contemporanea, che sono Facebook e Google, io posso arrivare davvero a chi è interessato alla cosa che vendo io, e non si capisce perché devo fare un'inserzione su un grande giornale, su un piccolo giornale, su un sito che si occupa in maniera molto approfondita, attenta, di innovazione culturale, dove oggettivamente io, andando alla fonte, cioè andando su Facebook, andando su Google, ho una conoscenza molto più capillare dei comportamenti e ho ovviamente un'efficienza di costi devastante, perché vi ricordate che avevo detto partivamo da 3-5 euro ogni 1000 impressions. Andate a vedere su Facebook o su Google quanto costa un impressions. Costa niente, e le probabilità che arrivi a chi è interessato sono infinitamente più elevate. Quindi se il vostro obiettivo è vendere, oggettivamente andate lì. Chiaramente questa cosa
ancora i media tradizionali, anche dedicati a internet, non la vogliono riconoscere, non la sanno riconoscere, perché è l'ennesimo cambiamento di paradigma. E poveretti anche loro adesso, cioè, con tutta la critica che ci puoi mettere, ma i 15 anni si trovano di nuovo a dire, sono ancora lì che dicono, ma internet secondo voi funziona, no? Come c'era una volta un direttore di un grande giornale italiano che a fine anni 90 si racconta in una riunione in cui si confrontavano, no, col fatto che l'altro grande giornale italiano stava arrivando prima a internet e allora forse noi dobbiamo accelerare. Lui disse questa frase diventata mitologica, no? Ho parlato con mia figlia, internet è come il borsello da uomo, una moda di cattivo gusto di cui nessuno si ricorderà tra qualche tempo. Però al di là delle miopie e dei gusti, insomma, no? E del paragone col borsello da uomo, che adesso effettivamente è davvero ingeneroso nei confronti di internet, no? Tutto si può dire, ma non che in California portino il borsello da uomo. In realtà è lì che c'è avuto il suo boom. Ma hanno smesso, cioè non è che continuano. E, però al di là di questi errori, è chiaro che questa nuova transizione impone ancora una volta di ridiscutere radicalmente il modello. E ovviamente come si fa? Boh, non lo so come si fa dall'interno di un grande gruppo, perché tu ti porti dietro tutta la struttura di costi che dicevamo prima, hai fatto questa lunghissima inversione, faticosissima inversione a U in una strada stretta, con il tuo camion snodato a due rimorchi, e sostanzialmente sei tutto orientato ad un percorso che però nuovamente viene messo in crisi dal fatto che i tuoi veri competitor, questo è quello che si fa fatica a capire, non sono i tuoi competitor, cioè gli altri giornali con cui ti distribuisci una torta più piccola, ma sono i tuoi incumbent in realtà, cioè sono quelli che in teoria sono competitor, ma in realtà sono il perimetro da gioco, no? Perché poi in realtà tu fondamentalmente... Concludo con un aneddoto. Qualche mese fa, ormai più di un anno fa, gli editori tedeschi hanno, stufi di essere schiavi di Google e del ranking che Google attribuiva alle notizie tramite Google News, e dicendo che Google News di fatto drenava grazie alle notizie che loro trovavano, no? Giustamente, dicevano, la gente ormai va solo su Google, si legge lì l'aggregazione di notizie di diversi giornali, per di più, che le rende molto poco riconoscibili dal punto di vista del brand, no? Io trovo che fa gli Stati Generali, l'Inchiesta, il Corriere, tutto mischia, mi leggo tutto quel che mi interessa sulla mia parola chiave, più o meno uno su mille clicca forse. Google News vive grazie a noi, noi basta, ci mettiamo tutti d'accordo, noi editori tedeschi, sbattiamo la porta e ce ne andiamo. Io non so se pensavano di spaventare Google. Non so neanche se gli ha risposto alla raccomandata dell'Unione degli Editori Tedeschi, che diceva che loro tutti insieme, come atto politico, no? Di battaglia, 5-6 mesi dopo, insomma, un tempo, quelli hanno guardato il loro Google Analytics, cioè lo strumento che Google mette a disposizione di tutti per vedere quanto traffico un sito genera, da cui siamo tutti dipendenti, almeno io di sicuro. Bertrand no, perché è un signore, hanno guardato il loro Google Analytics, hanno visto che la curva faceva così, hanno confrontato un po' di dati dicendo che questo calo di traffico e di accessi clamoroso era dovuto al fatto che Google aveva smesso di indicizzarli su loro richiesta, e sono tornati dal signor Google a dire, scusi per favore, no, ma è stato un po' un equivoco, adesso noi torneremo, e sono tornati tutti. Chiaramente dimostrando con questo piccolo racconto plasticamente quali sono oggi i rapporti di forza. E basta, per adesso mi fermo qua. Però questa è la storia e questo è il punto in cui stiamo. Allora, ringrazio entrambi per le molte idee che erano contenute nei vostri interventi. Riprendo una delle tante palle che avete giocato, perché mi sembra particolarmente interessante e a tema col libro, ve la rigiro molto velocemente
con due domande, una per una, poi sostanzialmente è la stessa domanda ma declinata in modi diversi, un po' più strettamente sul tema culturale per Bertrand, invece un po' più strettamente sul tema editoriale per Jacopo. Dicevi, Jacopo, no, si è aperto questo nuovo millennio con questo cambio di paradigma importante, che aveva sicuramente illuso almeno il mondo occidentale che questo avrebbe scongiurato chissà per quanto tempo qualsiasi possibilità di crisi. Da lì a poco in realtà è arrivata la grande smentita, no? Che poi è l'altro processo grosso degli anni 2000 di cui parlavi anche tu, cioè della crisi che è arrivata comunque nonostante internet e la new economy. Dirvelo, perdona Luigi, l'idea che non ci fosse più spazio per le crisi è un'idea che risale un po' prima anni 2000, certo. Cioè nel cuore degli anni 90, era comunque legata alla piatto. Era comunque legata a quella roba lì, sì. Però era in fondo l'idea che era finita la storia, perché erano finite le ideologie, cioè è una cosa più articolata. Sì, no, ma neanche, non volevo dire che non era abbastanza articolata, cioè è solo che per assurdo, secondo me, la rete, come la intendiamo, nasce in un'onda ottimista e positiva, ma in fondo è una delle prime occasioni che dimostra che chi diceva che era finita la storia non aveva capito niente, perché consente di accorciare brutalmente, per esempio, le distanze rispetto a certe guerre che non sono mai finite, solo che non so, qualche filosofo di origine giapponese che insegna in America non si sentiva riguardato da quelle crisi. No, sono assolutamente d'accordo, però appunto introducevo così per poi insistere su uno dei temi che hai toccato, no? Che è proprio come in questo cambiamento di paradigma, quindi poi in relazione alla crisi, cercando di contrastarla, no? L'abbiamo detto inizialmente, lo si dice nel libro, la crisi è anche un'opportunità di trasformazione e quindi può diventare la strada attraversata alla quale poi si può ripartire bene anche sui temi che ci sono più familiari. All'interno di questo cambiamento di paradigma e di una situazione di crisi, i vari player, quelli vecchi e quelli nuovi, si sono trovati a confrontarsi appunto su un terreno, per esempio, di un'editoria in profonda trasformazione. Cioè, per quanto riguarda te, il pezzo di domanda è questo, e poi ha a che fare anche con la qualità di cui anche tu hai parlato. Giustamente dicevi, i vecchi player dell'editoria hanno frainteso, hanno sbagliato nell'individuazione del proprio competitor, no? Questa cosa mi sembra che venga fuori abbastanza bene quando uno pensa a nuovi player, per esempio come gli Stati Generali, anche che essendo nati dentro quella cosa lì, quindi con quegli strumenti, diciamo che funzionano molto bene dal punto di vista di chi li utilizza, perché cerca un'informazione magari un po' diversa, magari tra lì. I vecchi player, io per esempio sono abbonato ad una testata tradizionale nel formato elettronico, diciamo, continuano a fare molto fatica, sono siti che funzionano male, robe che si inceppano, una lentezza spaventosa. Quindi il tema della qualità che dicevi tu mi sembra che riguardi sia i contenuti che anche proprio la gestione, la capacità tecnologica di adeguarsi. E io sono molto curioso di capire che cosa succederà poi nel percorso di attuazione, che però è anche uno degli interrogativi che percorrono il libro che stiamo presentando, perché credo che sia che metta un po' in crisi anche il ragionamento che stiamo facendo sulle risorse, perché questi vecchi player in teoria hanno molte più risorse degli Stati Generali, eppure stanno faticando. Non in teoria. avendo molte più risorse rispetto agli Stati Generali, per citarne solo uno perché tu sei qui, nonostante questo fanno molta più fatica a cavalcare questo cambiamento di paradigma, perché devono appunto attraversare un modus operandi di antico regime che si portano appresso, e quindi questo stravolge un po' il concetto, no? Risorse, capacità di stare sul mercato in modo positivo. Poi, certo, poi c'è il tema di appunto di potersi pagare un minimo di struttura, e qui tutto invece il discorso ancora più complicato sulla qualità che riguarda i contenuti, perché i contenuti tendenzialmente, mi pare che fino ad ora sia andata così, cioè contenuti di qualità più alta fanno più fatica
rispetto appunto ai gattini, alle belle donne o ai bei ragazzi sui portali di questi. Questo tema delle risorse mi pare che forse è interessante chiedere a te invece come può essere sovvertito, perché giustamente tu insistevi sull'innovazione sociale a tema culturale dal basso, no? E voi come che fare? Questo meccanismo, qualità, risorse, cercate a modo vostro di sovvertirlo un po', finanziando per esempio tramite bando questi progetti. Però, una cosa che forse non viene fatta spesso è chiedere a voi come avete fatto. Spero che sia una domanda Sì, legittima, nel senso, perché se anche qui voi mettete in campo risorse importanti, ma voi siete già la risposta a quello che per voi è un tentativo, nel senso che comunque siete partiti dal basso, dico bene. Siete partiti dal basso e avete messo subito in campo risorse piuttosto importanti. Ecco, questi sono i due pezzi di domanda che vi rimbalzo. Cioè, come avete fatto voi e come invece pensate di fare voi altri? vabbè, no, intanto però mi fa piacere. Rispondo lo stesso per quanto ci riguarda la domanda che hai fatto a Nissen, perché così, cioè, per trasparenza, no? Noi invece come facciamo ad avere il budget, per quanto non esorbitante, che però ci consente di vivere e di lavorare? No, appunto, ma ve lo chiedo perché siete esempio di una risposta Sì, possibile a sì, questa crisi che sì, stiamo attraversando. sì. Noi fondamentalmente siamo partiti come impresa profit, cioè a tutti gli effetti, una SRL. Profit, io e Lorenzo Di Lena, che è il mio collega e socio, siamo insieme soci di maggioranza, abbiamo circa il 40% delle quote della società. Il resto della società è distribuita tra il restante 20, tra soci di minoranza che sono partner tecnologici dall'inizio, quindi ci hanno accompagnato nella costruzione della piattaforma, e alcuni soci di capitale che hanno accettato di stare in una minoranza molto piccola, molto bassa, finanziando sostanzialmente, come si dice tecnicamente, con un robusto sovrapprezzo pro quota, pro azione, in modo che noi avessimo un piccolo capitale di partenza, alcune decine di migliaia di euro, dalle quali, diciamo, che abbiamo usato un po' per pagare lo sviluppo e un po' proprio per avere, diciamo, una base di partenza. Siccome uno dei problemi fondamentali del mercato italiano è che comunque è un mercato piccolo, e siccome avevamo visto abbastanza da vicino altre esperienze, magari erano molto meglio capitalizzate, ma proprio per questo o anche per questo non erano abbastanza concentrate sulla costruzione di una linea di ricavi e quindi di una sostenibilità economica, noi quando siamo partiti di fatto abbiamo da subito voluto mettere a terra una certa qualsicurezza nella possibilità di generare ricavi. Quindi abbiamo verificato da subito che questo progetto, che attribuiva agli sponsor uno spazio anche di possibilità di comunicare direttamente quello che era nel loro interesse in modo riconoscibile, no? Perché volevamo che fosse riconoscibile che certi interventi erano fatti nell'interesse aziendale, e questo ovviamente costava e ci liberava un po' dall'ansia dei gattini, delle gallerie, eccetera, eccetera, perché noi, per la nostra storia, per quel po' di credibilità che ci eravamo costruiti, potevamo dire agli sponsor: guardate, da noi non vi leggerà, cioè non ci saranno 1 milione di persone che vengono lì a guardare la gallery, perché non ci sarà quella gallery, però ci sarà quella platea di persone dove, come dire, l'obiettivo vostro non sarà vendere lì il prodotto mass market, ma raccontare a una platea alta, diciamo così, o comunque informata, attenta, cosa fate, come state investendo, che tipo di ricerca e sviluppo state mettendo in campo, piuttosto che investimenti fate sulla cultura e così. Quindi, e questa è una forza del nostro modello, ma anche un limite del mercato italiano, di fatto come startup a fondo tecnologico ci siamo comportati però da PMI, cioè ci siamo comportati da società che da subito, dal primo anno, è obbligata a fare break-even perché non ha le risorse per non farle, esattamente come un'impresa artigiana
no? Mentre invece noi sappiamo che i grandi successi, diciamo, di scala sono fatti da un mare di investimenti, per lo più pubblici, anche in California, anzi, soprattutto in California, Mazzuccato docet. esatto, cioè dove ti hanno scarrettato lì 10 miliardi di dollari in un po' di anni, e poi chiaramente da quella cosa un sacco sono finiti, come dire, malissimo, come molte, molte anche super capitalizzate start-up, anche in questi anni, soprattutto nel campo dell'informazione, ma non solo, e altri sono diventati Facebook, Google, Twitter e così via. Chiaramente questo, cioè, impone a noi una grande igiene dal punto di vista dei costi, della continua progettazione anche di nuove linee di ricavo. Ci dà però, perché siamo una struttura molto piccola, a tempo pieno lavoriamo a questa cosa in tre, io e il mio socio, una nostra collega che lavora con noi ormai da un anno e mezzo circa. Ci dà però anche la possibilità, tutto sommato, di sperimentare cose nuove, di non solo di andare a cercare clienti nuovi, inserzionisti nuovi, ma anche di immaginare nuove linee di ricavo. Per esempio, nel campo della comunicazione aziendale, non nel senso che ci mettiamo noi a fare la comunicazione per le aziende, ma che magari ci sono aziende che hanno esigenza di approfondire e capire come si fa un prodotto editoriale digitale oggi, perché serve a loro. E ci chiedono, ma vabbè, voi in effetti siete quelli che di più sono abituati a stare tra... E abbiamo un'agilità di decisione, di processo decisionale che chiaramente ci consente di muoverci, ma anche di attivare una rete di collaboratori che sono magari quelli giusti per un progetto piuttosto che per un altro. Ecco, questo è, diciamo, un po' il nostro cammino, il nostro percorso. Beh, Bertram ha ereditato 6 milioni di dollari da una zia in America, esatto, che fabbricava quindi... Kalashnikov, no, questo, anzi gli M16, giusto? No, scherzo. Per noi in realtà la situazione è molto diversa, nel senso che intanto per come noi ci percepiamo, noi al momento non siamo ancora sostenibili, nel senso che diciamo, l'avvio c'è stato inizialmente perché un finanziatore privato aveva voglia di provare a vedere Benefattore. benefattore, sì, non lo definirei esattamente così, nel senso è quello che in realtà negli Stati Uniti viene definito filantropia strategica, che è una cosa un po' No, diversa, certo. nel senso che sono state soggetti che provano a mettere risorse in campo però per vedere quanto riescono a fare leva e quindi in ottica moltiplicativa sostanzialmente. Questo è stato così per il primo bando, sicuramente, il secondo quasi esclusivamente, nel secondo abbiamo provato in realtà con uno sponsor privato, una grossa azienda, però ci siamo anche resi, che ci ha dato poi alla fine veramente una fiche, diciamo, ci siamo resi conto anche che il modello che avevamo in mente noi, che era già diciamo, fortemente improntato dal punto di vista diciamo politico in senso lato, quindi diciamo dell'idea sociale che c'è dietro, non era particolarmente rideclinabile sulla necessità di una grossa azienda, perché ovviamente ha Certo. altre logiche. Nella terza edizione, che poi è stata, e da quando abbiamo fatto spin-off, in realtà è entrato in modo importante un contributo di Fondazione Cariplo. E per cui da lì in poi, quindi diciamo negli ultimi 2 anni, stiamo iniziando a giocare un po', da una parte con ancora un contributo di filantropia strategica significativo, dall'altra parte un'attività sostanzialmente di progettazione, che è quella che fanno anche tutti gli applicanti ai bandi, per cui in qualche modo Siete concorrenti siamo insistete concorrenti, sullo stesso mercato, diciamo esatto, così. in qualche modo. Allo stesso tempo poi, ad esempio, non so, c'è un progetto più recente che facciamo insieme a Casa della Cultura di Milano, che si chiama Rosetta, che sono 2 anni e mezzo di incontri nei nuovi centri di produzione culturale in giro per la città, anche quello, diciamo, c'è un finanziamento importante da parte di Fondazione Cariplo. Mettiamo insieme tanti pezzi, diciamo. Non ci riteniamo sostenibili, nel senso che ancora non stiamo completamente in piedi con le nostre gambe, questo è sicuro. Pezzo che per noi comunque è importante, sicuramente siamo una realtà che cresce. Questa è, cioè, quando all'inizio
fondamentalmente hanno chiesto, cioè, mi hanno chiesto un insight, diciamo, un mini progetto. Dopo pochissimo eravamo in due con Marco Liberatore, che poi è l'editor del libro, e adesso siamo sei persone, compresa una borsista di una borsa di studio che abbiamo attivato insieme a Fondazione Feltrinelli, che è metà del tempo da noi, e poi in realtà per i prossimi progetti dovremo comunque coinvolgere sicuramente altre persone. Quindi diciamo che siamo cresciuti tanto. Sostenibili non ci definirei, nel senso che, insomma, come dire, la nostra principale preoccupazione in qualche modo è proprio quella di trovare nuove forme da questo punto di vista. Su secondo me un punto che in qualche modo forse va, cioè il compito complesso secondo me che hanno la maggior parte delle organizzazioni che stanno provando a lavorare in questo panorama è sostanzialmente quello di capire, ok, innovazione ma di che, in qualche modo. Cioè, te dici, dicevi giustamente, quando abbiamo iniziato noi abbiamo ragionato su, il claim era proprio del bando, cioè da qualche parte nel primo articolo c'era scritto cerchiamo progetti di innovazione sociale a base culturale. In realtà questa formula l'abbiamo cambiata tutte le volte abbiamo fatto il bando. Qua non c'è scritto nemmeno più nel libro, da nessuna parte, ma questo perché? Perché sostanzialmente negli anni 90, quando si ragionava in termini di innovazione, era innovazione uguale ristrutturazione aziendale, per cui era un tema che fondamentalmente voleva dire robotizzazione e taglio dei posti di lavoro. La faccio greve, ma di fatto era questo sostanzialmente. Negli anni 2000, prima all'estero e poi verso la fine del 2000 anche in Italia, è passato questo tema dell'innovazione sociale, che vuol dire tante cose, nel senso che noi l'abbiamo sempre letto in ottica fortemente progressista anche nei nostri discorsi che ci facevamo, anche perché Milano da questo punto di vista era un po' un'avanguardia in Italia. Però l'innovazione sociale è anche dall'altra parte sostanzialmente una specie di tentativo di stimolare la risposta locale nel momento in cui si fa contrarre il welfare, per cui in qualche modo è una risposta a politiche se vogliamo, anzi no, strettamente neoliberiste in alcuni casi. Poi è venuto fuori il sistema di innovazione culturale più perché è emerso dall'effervescenza di una serie di incontri, che però è già vecchio in qualche modo anche lui, non perché siano vecchie le pratiche, ma perché in qualche modo è tirato un po' da tutte le parti. Quando mi chiedo, non credo sia qua, però in un'altra serie di altre riflessioni che stiamo facendo in questo periodo, ho provato a definire possibili livelli di questa cosa, no? In qualche modo. Quando si parla di innovazione culturale può essere o tutto il discorso che ha spiegato benissimo Jacopo, per cui tutto l'aggiornamento e l'innovazione tecnologica, ma non solo, l'innovazione di sistema, diciamo, che sta dietro la trasformazione di filiere della cultura, perché questo c'è per la stampa e i media, ma c'è per l'editoria di libri, c'è sicuramente per il teatro, per le arti performative, eccetera, 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 la musica non ne parliamo. Poi c'è anche un discorso che ha a che fare invece con l'acquisizione di nuove forme di competenze, che di solito si intendono competenze digitali, ma non credo che siano necessariamente quelle, che però vuol dire sostanzialmente una maggiore partecipazione alla cittadinanza attiva, perché comunque cultura è anche quello, no? In qualche modo. Poi c'è il discorso delle biografie professionali dei soggetti che sono coinvolti in queste cose, perché chiaramente appunto uno che esce oggi dall'università a 25 anni con una laurea umanistica, a 35-40 anni che tipo di lavoro possa fare, ci possiamo solo fare delle grosse speculazioni sopra. Però se guardo, io ce l'ho 38, se penso a quando mi sono laureato, c'avevo 24 anni, tutto quello che è successo nel frattempo e i 15 lavori che ho cambiato nel frattempo fa abbastanza impressione. E poi c'è un tema che è più scomodo in qualche modo, che è il tema invece dell'innovazione dei linguaggi, no? E quindi come si possono trasformare appunto e innovare i linguaggi all'interno delle pratiche culturali, però voglio dire affrontando questa nuova complessità. Questo panorama che è super complesso e che sono, voglio dire, ognuna di queste cose comporterebbe non un libro, cioè sono interi dipartimenti che studiano solo questa cosa. Tutto questo panorama è attraversato dal tema delle forme di innovazione economica, vuol dire sostanzialmente come si sta in piedi. La risposta non ce l'ha nessuno, perché mi ricordo di recente, un paio di anni fa, dopo una conversazione che ho avuto con Jacopo in un'altra occasione, c'era stato un rimbalzo di link e informazioni su Vice, e poi abbiamo visto che sembrava l'ultima, cioè la svolta definitiva nell'ambito del giornalismo, e abbiamo visto che anche Vice ha decisamente dei problemi.
E questo in realtà vale per tutto, nel senso la risposta non può essere, come nel in senso diffuso di sistema, non può essere solo il crowdfunding, non può essere solo magari un modo diverso di percepire il rapporto col pubblico, con gli utenti. È una risposta chiaramente di sistema che passa sostanzialmente dalla ricerca di nuove forme di definizione del valore, che sono anche forme di valore condivise sostanzialmente. Credo che tutto sommato il percorso in qualche modo del libro vada un po' in questa direzione, cioè si apre con dei ritratti di crisi, forse lo potremmo definire un po' in questo modo, soprattutto gli articoli i capitoli di Raimo e di Latronico. Gli ultimi capitoli invece vanno proprio nella definizione di nuove forme di sistema possibili, cioè l'accento che pone Alessandro Bollo nell'ultimo capitolo su il rapporto coi pubblici, io credo che un po' in modi completamente diversi è la stessa cosa che stiamo cercando di fare, non è che fare, sta cercando di fare gli stati generali, che stanno cercando di fare anche realtà completamente diverse che operano magari in ambiti completamente diversi, ma sostanzialmente cercano di fare questo, cioè cercare di trovare nuove relazioni con pubblici, che poi uno può definire productive public, prosumer, piuttosto che altre cose, ce ne sono decine di definizioni, ma sostanzialmente in qualche modo questa è la direzione, la costruzione di nuove forme di relazione. Io vorrei poi fare una domanda cattiva, esatto, avrei una domanda poi cattiva per ciascuno di voi due, cattive. Però prima vorrei chiedere se qualcuno ha qualcosa da chiedere o da dire che potrebbe essere interessante anche, no? Dai ragazzi, se no fa la domanda cattiva. No, in realtà non è niente di che. Faccio un pezzo subito allora, di nuovo a entrambi. In realtà è una domanda banale in cui in parte avete già risposto, ma cioè in questo tentativo di dare delle risposte che nessuno ha, però mi sembra che anche provare ad immaginarle, a dare anche risposte parziali, possa essere di un certo interesse, che riguarda appunto lo spazio che questi mercati potenzialmente possono avere. Cioè, rispetto al mondo dell'editoria tradizionale, per esempio, credo che sia abbastanza prevedibile, anche qui non lo so, giustamente tu dicevi, quello virtuale potenzialmente è un mercato infinito, no? Con la facilità di accesso molto semplice. Però la domanda che viene spontanea è, per quella che è per esempio la tua esperienza, Jacopo, di questi anni, ma lo chiedo non per una curiosità, come dire, imprenditoriale, ma perché è uno degli interrogativi anche che ci si pone nel libro, cioè la capacità appunto di diventare sistema, di diventare modello di impresa possibile, di impresa culturale nello specifico. Cioè, per quanti player potrebbe esserci spazio in questo tentativo di ridefinizione? E poi anche per te, Bertram, l'esperienza di Doppio Zero è sorprendente da tanti punti di vista, no? Sì, sicuramente. Cioè, un prodotto così culturale, anche di qualità, che ha avuto un impatto. E quindi anche lì la domanda è, ma per quanto? Cioè, quante possibilità ci sono poi che questo modello di impresa culturale diventi modello, appunto, e quindi che sia la cosa spendibile per molti? Perché per esempio nell'esperienza di Che Fare, di nuovo, si vede chiaramente che nel libro si parte evocando momenti in cui era lo Stato in buona parte a farsi carico della cultura. Adesso mi sembra che comunque un vincolo forte ci sia ancora, ed è quindi o chi fa filantropia strategica o le fondazioni che decidono, per fortuna, di sostenere certi cioè in che modo è possibile che queste esperienze diventino modello, svincolandosi anche da una dipendenza di fatto dai soliti circuiti in cui bene o male, usati bene o usati male, però i soldi ci sono e li rimangono, insomma, ecco. Non so se è chiaro quello che... Molto velocemente, secondo me la risposta è da un lato va verso l'alto e verso il basso, cioè sostanzialmente ha a che fare da una parte con una sostanziale incapacità al momento di molte esperienze di pensare oltre la scala nazionale. Questo è il pezzo fondamentale, perché il grosso dei progetti
che in qualche modo lavorano in quest'ambito stanno ragionando, non dico neanche per l'Italia, ma sostanzialmente per tutto quello che succede tra il confine con la Svizzera e Roma, perché sotto basta guardare gli accessi, non so i vostri analytics cosa vi dicono, ma gli analytics di tutti si fermano a Roma sostanzialmente. Con i lumi di Napoli, Palermo e Bari, che fanno blink però in modo discontinuo. Dall'altra parte, quindi da una parte la necessità di ampliarsi su scala globale, e questo c'è poco da fare. Dall'altra parte per questo servono capitali. Sul mercato italiano anche dei capitali questi soldi non ci sono, cioè per quella scala lì non... L'altro pezzo, secondo me, quello che un po' dimostra anche la storia di Milano di questo periodo, è che l'aggancio invece con i territori, inteso in senso molto stretto, allora, se viene vissuto come un'ancora, in qualche modo diventa un limite. Però è vero che sui territori alcune risorse significative comunque si possono intercettare, non solo e non tanto dal punto di vista economico, ma soprattutto in termini di altre forme di capitale, che però sono... si può vedere una teoria economica espansa, sono, diciamo, il prodromo ineluttabile al fatto che poi vengano mossi dei capitali di ordine strettamente economico, di capitali di forma relazionale, reputazionale, eccetera, eccetera. Per cui non so come dire, io la vedo come ci sono queste lampade in sospensione, avete presente? Quelle che hanno il peso a terra e poi sono attaccate al soffitto. In qualche modo c'è un asse levitante sul quale bisogna muoversi. Una metafora proprio da settimana del fuorisalone. E per questo mi è venuta in mente per via le lampade qua fuori. Che... Io non l'ho capita, comunque era cioè, però mi affascina. Jacopo? Senti, io non so, perché la fase in cui siamo, che però non riguarda solo i nostri mondi, i nostri mestieri, è una fase che sostanzialmente va a spingere tutti, anche chi vuol fare altro, a provarci con l'autoimprenditorialità, cioè alla fine si passa sempre da lì, cioè a me capita spesso di tenere workshop, soprattutto per giornalisti ma non solo, e sostanzialmente poi ormai uno dei tratti che più mi aiuta a fare questa cosa, che mi viene chiesto, ma ci aiuti a fare un business plan, no? Come si fa fondamentalmente, mentre alle scuole di giornalismo l'abitudine era ti insegno come si fa il pezzo. Cioè adesso l'idea di dire, ma vabbè, tu non insegnarci a fare il pezzo, tanto quello ce lo insegnano già tutti gli altri, tu insegnaci a fare il business plan. Quindi per rispondere, io ti direi che fino a quando, come dire, l'orizzonte ultimo dell'ordinamento della società non sarà cambiato in modo rivoluzionario, ci sarà spazio per tutti quelli che riusciranno a trovarsi il loro mercato. Sapendo che le risorse pubbliche saranno sempre meno a tendere, saranno sempre meno, e quando scatta la polemica sul fatto che, non so, il tale amministratore pubblico ha deciso ad esempio di tagliare i fondi alla cultura perché se no doveva tagliare gli asili, ora io non entro nel merito di tutte queste polemiche che ci sono più o meno in ogni città, no? Ma prendiamo per buona questa affermazione, io personalmente per inclinazione, se è vero quello che dice l'amministratore o l'amministratrice, io do ragione all'amministratore o all'amministratrice, di base. Cioè io di fronte alla scelta secca, asilo per coppia sotto i 30.000 euro di reddito o fondi alla cultura, se davvero non c'è altra scelta, io capisco la scelta fatta. E secondo me, diciamo così, la storia inclina di là. Quindi fondamentalmente, per il momento e fino a quando non c'è un altro orizzonte di economia redenta, fino a quando esiste il lavoro, diciamo così, i rapporti tra capitale e lavoro, il posto che c'è lo deciderà il mercato. E lo deciderà probabilmente anche un'attitudine di nuove generazioni che con quest'idea, che sono quelli che stanno nelle aule e a cui tu insegni, voi insegnate, no, Bertram ha smesso perché ha troppo da fare. Sempre per via dell'eredità. Esatto, sempre perché non ha più bisogno.
sarà poi anche la misura di quanto di queste generazioni nate in un altro orizzonte. Noi, insomma, ragazzi, quando ci siamo laureati, l'idea di fare un lavoro tutta la vita ancora esisteva, magari non per noi, però esisteva ancora quell'orizzonte, no? Cioè, noi ce lo ricordiamo, noi che siamo tutti e tre del 78, poi giù di lì, no? Noi, insomma, più o meno ci siamo laureati nel 2001-2002, ancora quella cosa più o meno esisteva. Probabilmente chi oggi finisce il suo percorso formativo questa cosa non ce l'ha più e non l'ha più o meno mai vista da quando ha un'età cosciente, magari neanche in famiglia, perché iniziano ad avere genitori che hanno pochi anni più di noi, sono cinquantenni, quindi inizia a essere anche per il vissuto che ha alle spalle una storia che... Allora, chiaramente questo cambierà un po' le dimensioni, perché l'attitudine, diciamo, che si forma anche in un contesto sociale spingerà più di lì. C'è un altro problema che io mi pongo in realtà, e me lo pongo un po' facendo formazione su questi temi e in particolare a gente che vuol fare il mio lavoro, il lavoro di giornalista, che era un lavoro profondamente stanziale, impiegatizio, nell'aspirazione di tutti, è molto ben remunerato e molto tranquillo. Ma al di là di questo è vero che non tutti sono fatti per fare l'artigiano di se stesso, l'imprenditore. Cioè, questa cosa qui è un tema che si porrà probabilmente e non vale solo per, come dire, queste funzioni. Vale un po' per tutti, cioè vale un po' per tutti i mestieri. Che una società in cui comunque solo chi è davvero smart ce la può fare, ci presenterà il conto. Ce lo presenta già, e paradossalmente proprio quella Milano che citava bene Bertrand prima come luogo in cui alla fine metti a reddito, metti a capitale una serie di patrimoni umani, non ti fa capire bene, no. Non, cioè non ti fa vedere bene cosa succede in un... Perché qua, quelli lì, arrivano tutti qua. Alla fine in Italia, quel tipo di capitale umano, bene o male, piove su Milano, perché è il posto in cui sa che ci sarà spazio di opportunità. E quanto più era vero che negli anni 80 e 90, probabilmente per capire l'Italia bisognava guardarla da qua, perché da qua vedevi una serie di movimenti, quando l'economia italiana faceva più 5 perché l'economia europea faceva più 5 all'anno e quindi da qua tu leggevi meglio quello che stava succedendo tutt'attorno. Oggi paradossalmente è una filter bubble fortissima. Sì, su questo sono molto d'accordo, cioè qua siamo in un... La situazione è dopatissima da questo punto di vista. Oggi, ieri, è uscito su Art Tribune una rassegna di... Hanno chiesto a 10 soggetti del mondo della cultura in qualche modo di leggere le trasformazioni di Milano. C'erano insomma alcune persone anche in gamba, anche autorevoli, che però in effetti hanno ricostruito una città da questo punto, e secondo me su questo forse ha anche senso, visto che appunto sulla scala tra iperlocale e globale forse andrà a chiudere su questo, cioè sostanzialmente hanno ricostruito una città che rispetto al resto del paese è completamente disassata. E questo, sono molto molto d'accordo su questa cosa, anzi secondo me sarebbe un ottimo titolo per un articolo, cioè non si legge l'Italia da Milano. Era una, tra l'altro una citazione, era una citazione criptata questa, perché adesso, cioè, questa è tediosa e riguarda veramente la preistoria per i ragazzi, ma Reichlin, storico dirigente del PC italiano, morto qualche settimana fa, novantenne, l'ultimo della c'è ancora Macaluso, ma l'ultimo della generazione del PC che ha visto il fascismo, raccontava che Berlinguer lo mandò a Milano a parlare con Craxi nei primi anni 80 per riparlare dell'unità delle sinistre, di un'ipotesi di governo socialista e comunista insieme. E arrivò a Milano per incontrare Craxi e Craxi gli disse: guarda, Enrico è una brava persona, io lo stimo, non ho niente contro di lui, ma di questa cosa che lui vuole che discutiamo profondamente, io dico che non possiamo parlare perché lui non capisce l'Italia, perché non la vede cambiare come la vedo cambiare io da Milano. Ed era, al di là di tutto quello che è stato dopo, un'intuizione veramente acuta di cosa stava succedendo, cioè gli anni 80 come drive anche sociale, culturale, linguistico, certo, culturale, economico, da Milano
li capivi come un'avanguardia, mentre invece l'epoca che stiamo vivendo, al di là di ogni mito, cioè tu hai fatto, hai detto Fondazione Carico, Fondazione Feltrinelli, che ormai è un posto fisico molto preciso nella testa di tutti, è già diventato un luogo della città. Gli amici che adesso mi invadono a casa, ci invadono a casa come sempre per il salone, no? Tutti, cioè, ah, ma c'è un fermento che solo 10 anni fa non avremmo raccontato, non avremmo visto, non volevamo vedere, probabilmente covava già sotto la cenere in questa città, se no non ne staremmo parlando oggi, io di questo sono abbastanza convinto. Però sostanzialmente tutto quello che succede oggi qua viene guardato da fuori come qualcosa di lontano, di bello, di ammirevole. Questa cosa può succedere, e tu quando racconti, ah, cioè, questa cosa potete farla solo a Milano. Ma qui la domanda è sulla capacità di fare sistema, no? Capito? Per diventare sistema deve essere capace di inglobare tutto il paese, non... cioè il fatto che una volta si pensava solo che questo fosse positivo perché era Milano che faceva da modello ed era 10 anni avanti e gli altri inseguivano. Giustamente voi con quello che state raccontando fate vedere come sia critico in realtà questo passaggio, no? Come in realtà rischi di diventare un processo di alienazione continuo di Milano rispetto al resto del territorio, perché anche credo che alle 4:30 si debba riprovo con a chiedervi se avete delle questioni da sottoporre ai nostri ospiti, osservazioni. O ci fumiamo una sigaretta fuori dopo anche. Sì, esatto. Una domanda per Jacopo. Dimmi. Che era su quello che dicevi prima della questione, diciamo, tra sostanzialmente tante visualizzazioni, quello che poi spinge al clickbaiting versus no, invece una cosa di qualità. Io mi ricordo che anni fa lessi sulla pagina 99, se non sbaglio, il primo esperimento, ma addirittura forse era quotidiano. Sì, il primo, sì, certo. Del fatto che stessero cercando nuove forme di analisi dei dati che superassero il valore click. Certo. Anche perché, sì, questa cosa qua la dico perché sono forte a cacciare delle notizie ben costruite, infatti. I vostri siti li seguo spesso e volentieri. La Facebook Bubble non mi basta, nel senso, le informazioni che mi fornisce. Anche perché ormai. Anche spesso non è quello che cerco. Io sono quasi sicuro che se lo guardo adesso trovo l'ultimo post di Nice, cioè, ma è la cosa più probabile. Esatto. Quindi, poi non lo capisco, quindi vabbè, comunque mi impegna per un po'. In realtà non mi rispecchia. E tra l'altro. Lo dico, sul vostro sito è disattivato, ma sono anche un forte utilizzatore, penso come tantissime altre persone di AdBlock. Di AdBlock. Ma a me non disturba più di tanto, abbiamo pochissime campagne e usiamo altra formula. Questo era per dire, anche dal proprio per trovare quel terreno comune che può essere tra gli istituti pubblicitari e chi produce cultura, informazione e ha necessità di pubblicità per campare. Superare la banale visualizzazione, il banale click, non è una questione vitale. Perché mi sembra incredibilmente limitante come strumento di analisi e anche per chi investe, come fai a capire che da quel click, da quello che hai visto la pubblicità della nuova macchina di fianco, poi questo qua ti compra la macchina. Bisogna anche capire poi quale profilo c'è dietro questi click, no? Questa è un'altra cosa ancora. Diciamo, a monte hai totalmente ragione, totalmente. Tanto è vero che noi, appunto, quando abbiamo concepito gli Stati Generali all'inizio, proprio per liberarlo del tutto, o comunque per provare a farne un modello libero dall'obbligo di fare volumi, numeri, la nostra idea era all'inizio addirittura di non avere spazi ADV del tutto e di fare solo ed esclusivamente native advertising, cioè solo ed esclusivamente pubblicazioni dell'interesse aziendale, quelle di cui parlavamo prima. Questa cosa però, come sempre capita, ti obbliga a confrontarti con la realtà del mercato su cui insisti, no? Che è fatto di alcuni che capiscono questa esigenza, di altri per i quali questa giusta esigenza è segare il ramo su cui si è seduto,
Perché se tu sei il lettore che cerca cose intelligenti e io sono l'editore che non ha voglia, ma lo dico tranquillamente, non ho neanche i mezzi per competere coi big sui click, cioè, come dire, è come se io volessi fare i 100 metri e battere Bolt. Cioè, vabbè, dai, allenati, vedrai che... Sì, mi alleno, ma non ce la faccio. Quindi noi abbiamo quell'esigenza, ma tu guardala dall'altro lato. Dal lato, per esempio, di quello che invece di quel meccanismo quantitativo vive. E ci sono pezzi di industria che vivono, per esempio, la concessionaria di pubblicità. Si parlava prima. Vive avendo nel suo carnet 20-30 siti, non per forza grossi, magari 20-30 siti della dimensione degli Stati Generali, ma può dire ai suoi referenti inserzionisti: io ti porto 1 milione di click la settimana, come fai? Potrei dirti sono cavoli miei, ma ti dico guarda, li faccio su questo, questa campagna, la distribuisco così e il mio margine è l'intermediazione, no? Quindi come tutti i cambiamenti necessari, diciamo così, ci sono spinte contro spinte, no? Il dinosauro, diciamo, diceva no, non fa freddo, ed è rimasto così. E questo è un lato della storia, però c'è l'altro, no? Che è quello che tu giustamente dici, io uso Adblock. Ancora una volta la tecnologia spinge, no? Verso un meccanismo di accelerazione del cambiamento. Da questo punto di vista, per fare una metafora che sta fuori da questo campo, tu pensa al tema Uber taxisti, no? È un tema grosso, no? Cioè, al di là di quello che ciascuno pensa di quella storia, sostanzialmente i taxisti vogliono la loro protezione del loro mercato, fondamentalmente Uber lo va a scardinare, ma con mezzi, diciamocelo pure, parecchio aggressivi dal punto di vista dell'equilibrio complessivo di un sistema, no? Al di là poi del fatto che certe reazioni spingano l'opinione pubblica e le elite dalla parte, però ancora una volta e anche lì siamo di fronte al fatto di meccanismi di innovazione brutale che prima o poi... A me vengono in mente tre link, più che, cioè tre riferimenti più che tre risposte che palesemente al momento non ci sono. Nella parte, beh, c'è il lavoro che sta facendo Signorelli come giornalista che riflette però in modo critico sul giornalismo e su varie piattaforme, spesso anche sugli Stati Generali, ultimamente forse un po' meno. Ma... Ho scoperto io, adesso scrive per loro, cioè te la faccio breve, in pratica, ma insomma è così. Perché vive di fronte alla nostra sede, per cui ormai l'abbiamo corrotta a forza di caffè. No, in generale su veramente una molteplicità di piattaforme, anche il suo libro che è uscito per Mimesis in realtà indagava nel dettaglio queste cose, secondo me vale la pena di metterci la testa sopra. Poi a livello di ricerca accademica definita c'è il lavoro di Bonini, che secondo me è molto molto interessante, che oggi abbiamo pubblicato un articolo su che fare su gli algoritmi conviviali, che è un'ipotesi sostanzialmente di applicare la teoria di Ivan Illich dei media conviviali anche agli algoritmi, quindi diciamo stiamo, è molto 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 speculativo, però è speculativo nel senso che certo. Wishful no, come cosa, però allo stesso tempo diciamo che ci sono un po' di studi, e questo secondo me guardati proprio su Scholar i lavori di Bonini, ci sono un po' di studi che in realtà sono stati adottati in ambito soprattutto dall'intersezione tra i media digitali e le radio pubbliche prevalentemente, ma non solo, in giro per l'Europa, che provano a contare, cioè calcolare l'impatto degli ascoltatori non solo sui numeri ma anche su una serie di altri elementi che hanno a che fare con influenza, capitale sociale, capitale reputazionale, eccetera eccetera. Siamo ancora veramente agli inizi, però io penso che se c'è una risposta più o meno va in quella direzione, perché mettendola sul tavolo, dissezionandola in qualche modo, alternative più intanto non se ne vedono, che poi in qualche modo è anche la scelta che avete fatto voi vista da un'altra prospettiva, cioè il fatto di avere i brains che sono delle intelligenze e che quindi hanno anche inevitabilmente un loro capitale reputazionale, cioè, da quello passa, e è un modo in qualche modo anche per forza, cioè, no, non, cioè diciamo non asseconda in modo strettissimo gli algoritmi ma fa anche un altro pezzo. No, tanto è vero che noi per esempio, no, abbiamo fatto un
un nostro algoritmo proprietario, diciamo così, che calcola ovviamente, perché distribuiamo ogni mese un montepremi tra chi partecipa alla piattaforma, ma calcoliamo sì ovviamente il numero di visite, ma calcoliamo il tempo di durata, calcoliamo la quantità di interazione, cioè cerchiamo appunto, no, perché sennò torneremmo da capo al problema di cui vorremmo tanto essere la soluzione. Altri? Io avrei una domanda, non so se è una provocazione o no. Per quanto riguarda il luogo in cui siamo, ovvero l'università, l'università che teoricamente appunto dovrebbe essere un luogo che forma soprattutto in facoltà di studi umanistici, dei futuri produttori culturali, si trova in una posizione particolare, perché da un lato non è al passo con i tempi, chiaramente non è in grado da un punto di vista di offrire anche delle tutte quelle competenze, insomma quelle cose che servono a un produttore di cultura in quest'epoca. Dall'altro vive in qualche modo in una sorta di bolla di autoreferenzialità, per cui o rimane all'interno del circuito, o è difficile che tu abbia una preparazione adeguata uscito dall'università per affrontare un mondo del lavoro del settore culturale che sia effettivamente in modo efficace, insomma. Dal vostro punto di vista, il ruolo dell'università in questo processo di trasformazione quale dovrebbe essere? C'è una serie di stimoli su questa cosa qua. Io non rispondo perché darei una risposta aziendalista. Tenendo presente che, diciamo, io credo di essere la prima generazione di quelli che in qualche modo arrivati al bivio tra continuo, appunto fatto dottorato, postdoc, al bivio continuo a fare il ricercatore oppure no, ho scelto di no, ma quindi insegno, faccio. Sto tanto nell'università, ma non c'ho più una carriera accademica in senso stretto, perché non me lo potevo permettere, nel senso che con i 1.400 di un postdoc, se non hai una rendita dietro non ci campi a Milano a questo punto e basta, non si pone il problema. Si puoi mettere su consulenze eccetera eccetera, però in realtà se la fai un calcolo di ordine economico, se non hai altre cose dietro in realtà non puoi accumulare quello che, cioè, ti serve del altro. Metro, magari con i 1.400 adesso, io non so che tenore di vita c'hai tu, però con i 1.400 ci campi, il problema è la prospettiva, per cui no, devi, cioè, stare inchiodato a 1.400 per chissà quanto tempo. Certo, cioè. È uno quello, e poi due magari non ti rinnovano il contratto, per cui il giorno dopo, cioè, da 1.400 a zero. Esatto, intendo 1.400 calcolando anche gli investimenti necessari, gli ammortamenti, certo, e tutto il resto delle cose. Secondo me i punti sono diversi, cioè da una parte, e questo lo dico, diciamo, ho bazzicato tante università, cioè, anzi ho lavorato in tante università, ho frequentato anche diverse università all'estero. Sicuramente l'Italia soffre di, soprattutto in ambito umanistico, di un ritardo culturale da diversi punti di vista impressionante, soprattutto per quello che riguarda la capacità, uno in generale la responsabilità civile dei docenti, questo è chiaro, nel senso che interi dipartimenti sono collassati sostanzialmente per questo. Due, perché, diciamo, nella diatriba valutazione sì, valutazione no, la scelta, cioè non si riesce, non c'è un perimetro su questa cosa, nel senso che sostanzialmente vanno tutti a collassare verso posizioni che in realtà non cercano di trovare uno sviluppo da nessuna parte. Manca proprio il linguaggio, esatto, comune. Pezzo vero è che sostanzialmente l'unica risposta possibile sarebbe, cioè di questo sono profondamente convinto, cioè ogni tanto ci dicono, ah, vabbè, perché voi fate un bando che in qualche modo tra le varie cose stimola anche la autoimprenditoria, la microimprenditoria in ambito culturale e quindi anche la ricerca. Il punto vero è che adesso siamo a 1.5 del PIL su ricerca, dovrebbe essere 3 punto e basta, come è tra l'altro negli altri paesi europei. C'è un articolo del New York Times, credo, che ho letto sabato, dove identificava come principale fattore di criticità, al di là degli aspetti finanziari, bancari eccetera eccetera, la principale criticità dell'Italia è la mancanza di un investimento a lungo termine in formazione, ricerca e cultura. C'è poco da fare, visto che non è nell'agenda sostanzialmente di nessuna forza politica questo, perché comunque, che io sappia, nessuno ha al suo primo punto questo elemento, sostanzialmente è un tema che non verrà affrontato.
c'è un altro pezzo, allora io magari sono un po' troppo grande per mettermi a, a diciamo su aspetti più confrontazionali, non so se è italiano, ma comunque comparatistici. No, diciamo anche conflittuali. Io sinceramente cioè sta molto secondo me anche agli studenti di università di chiedere in modo molto deciso, non tanto alle amministrazioni delle università locali, ma su scala nazionale. Io non capisco come uno a 24 anni, 23 o quello che ha oggi, possa, sapendo come funzionano le cose, diciamo, non abbia più di tanto voglia di almeno spaccare un po' di roba in giro, nel senso che, però non per spaccare, ma sostanzialmente per, so che con Jacopo da questo punto di vista siamo, però almeno di chiedere in modo deciso e radicale un raddoppio delle risorse destinate a questo punto di vista. Devo andare alla redazione di Che Fare, ragazzi, se voglio spaccare qualcosa. Trovare le giostre che non porranno resistenza. Tu volevi dire qualcosa su questo? Ma... cielo. Abbiamo pochissimo tempo. Sì, no, anch'io ho fatto il dottorato, anche in diritto penale, ero laureato in giurisprudenza, poi ho preso tutta un'altra strada e anch'io, cioè già allora avevo questa stessa sensazione, cioè non, quindi il passare del tempo temo abbia solo peggiorato le cose perché per certi versi, per certi altri appunto forse no. Ma io se posso, ti interrompo, perché secondo me la risposta è già in quello che avete detto e anche nella domanda, in un certo senso. Io non ho rendite, faccio da 12 anni questo lavoro precariamente, ce la faccio, ma la risposta è là dentro, è nei temi che stiamo affrontando. Cioè la figura del ricercatore, certo, per esempio, del ricercatore precario oggi è una figura segnata dall'eterogeneità, sono figure poliedriche che fanno i ricercatori, ma fanno tante altre cose, che poi sono anche quelle altre cose che nel periodo in cui magari non hai il contratto ti tengono in piedi. E in questo profilo nuovo di ricercatori c'è anche la risposta, secondo me, alla domanda, nel senso che il fatto che ormai i ricercatori sono figure così abituate a navigare la precarietà e quindi a fare tante altre cose oltre al loro pezzo di ricerca dentro l'accademia, secondo me rappresenta già la garanzia, ma io credo che si veda già, del fatto che in futuro l'università sarà molto più contaminata con la società. Sì, Gigi, però oggettivamente non è per, come dire, relativizzare la tua risposta, no? Ma è giusto, è sano, però... capito, la vostra risposta, quella risposta tua e di quelli come te, che sta nei binari che dici tu, non è la risposta di sistema che giustamente invoca lei, cioè è, però lo potrebbe essere, è la resilienza, diciamo così, di X soggetti che giustamente si impegnano, magari conquistano anche delle cose che stiamo facendo insieme, quindi nessuno nega che siano importanti e fondamentali. Però resta il fatto che, come dire, sono piccoli spazi fondamentali in cui si guadagna terreno, ancora effettivamente probabilmente si fa fatica a vedere, certo, a monte, però appunto, quanto terreno visto ci serve. Che probabilmente l'università sarà fatta, popolata da ricercatori, certo, che oggi conducono questo tipo di esistenze e di relazioni, questo a me personalmente lascia sperare appunto che l'università fra 10, certo, anni, 15 anni sarà... Anche perché poi è difficile cambiare, cioè se sei stato abituato per 20 anni, certo, da ricercatore precario a interagire a più livelli con la società, poi è difficile tornare indietro. Certo. Ecco, questo è. Dobbiamo chiudere. Io ringrazio moltissimo Bertram e Jacopo, perché è sempre un piacere sentirli e si torna sempre a casa con qualcosa di nuovo a cui pensare. Ringrazio i ragazzi di Lapsus per avermi chiesto di moderare questo incontro, ringrazio voi che siete venuti ad ascoltarci e avete avuto la pazienza anche di aspettare un quarto d'ora in più all'inizio. Ci salutiamo e portiamo Bertram a fumare.